Santa Luisa de Marillac, non abbiate occhi e cuore che per i poveri. Il Signore conosce e vede le strade che gli uomini non sanno immaginare. Così è per Luisa de Marillac, nata in Francia nel 1591, di madre sconosciuta, orfana a 11 anni del padre. Desiderava il convento, ma fu costretta a sposarsi per interesse, madre di un figlio che dava e aveva problemi. Il Signore la sceglie perché sia la madre dei poveri. Questo accade grazie a Dio e a Vincenzo De Paoli, che il Signore le fa incontrare. Il giorno di Pentecoste del 1623, mentre è raccolto in preghiera, Luisa ha infatti una sorta di illuminazione. Compresi, scrive, che sarebbe venuto un tempo in cui sarei stata nella condizione di fare i tre voti di povertà, castità e obbedienza. Compresi che doveva essere in un luogo per soccorrere il prossimo. Un anno dopo, quando Luisa sta affrontando gli ultimi 2 anni della malattia del marito, conosce Vincenzo, la sua opera e il suo essere accanto ai poveri. Lui è un sacerdote dinamico e creativo, organizza a Parigi e nei villaggi circostanti le confraternite della carità, composte da generose volontarie desiderose di aiutare i più bisognosi. Luisa intuisce quindi quale potrebbe essere il proprio compito e la propria missione nella Chiesa. Naturalmente comunica la sua intenzione a Vincenzo, che subito le risponde: «Sì che acconsento, mia cara damigella, acconsento sicuramente, perché non dovrei volerlo io pure. Se nostro Signore vi ha dato questo santo sentimento, possiate essere sempre un bell'albero di vita che produce frutti d'amore». E proprio a Luisa Vincenzo affida le sue giovani affinché siano formate e accompagnate nel loro servizio materiale e spirituale. Luisa dice sì a questo progetto così innovativo e il 29 novembre 1633 prendono vita ufficialmente le figlie della carità, ovvero monache senza chiostro, ma che, nelle parole del De Paoli, hanno per monastero le case dei malati, per cella una stanza d'affitto, per cappella la chiesa parrocchiale, per chiostro le vie della città. Nel servizio Luisa non si risparmia mai, in ogni suo gesto, in ogni sua preghiera mette così tanta devozione che Vincenzo De Paoli esclama: «Solo Dio conosce quale forza d'animo ella possiede». All'inizio del 1660, Luisa avverte che la fine è vicina, ma neanche allora cessa di incoraggiare le sue figlie. «Non abbiate occhi e cuore che per i poveri», raccomanda. Il suo cuore, stremato dalla fatica, cessa di battere il 15 marzo 1660. A lode di Dio.